Banca Sella, per prima in Italia e forse in Europa, ha lanciato il servizio di banca su Facebook, un servizio non soltanto di customer care, ma qualcosa di più. Che cosa? Banca Sella ha lanciato da circa un mese un'applicazione per i propri clienti con cui appunto i clienti possono consultare il proprio conto su Facebook, direttamente su Facebook. È un'applicazione che si scarica dallo store di Facebook, rimane installato sulla propria timeline o sulla propria pagina e si può accedere comodamente nel momento in cui si naviga su Facebook, quindi che si integra perfettamente con l'attività quotidiana su Facebook. Si tratta di un cambio di paradigma. Sì, si tratta di un cambio di paradigma perché è un salto verso un nuovo canale finora inesplorato da molti settori industriali, tra cui anche le banche. In Italia al momento non conosciamo né in Italia né in Europa alcuna applicazione di questo genere, se ne conoscono nel mondo. Certamente in questo senso vogliamo essere dei pionieri e quindi vogliamo sperimentare per i nostri clienti delle nuove soluzioni. Cosa vi ha spinto a farlo? Ci hanno spinto innanzitutto i giovani in azienda e soprattutto non solo gli italiani ma anche gli stranieri che lavorano per noi, che lavorano con noi e che volevano assolutamente dare questo tipo di servizio ai clienti perché lo ritenevano importante e utile. In secondo luogo ci ha spinto il cliente perché insistentemente ci invitava in modo indiretto ad essere presente su Facebook con dei servizi, in primo luogo di social customer care e in secondo luogo abbiamo dedotto noi con un servizio di home banking. Ci ha ripagato la soddisfazione dei clienti che ci hanno dimostrato grande affetto per questo tipo di innovazione che è stata decisamente molto apprezzata. Siete partiti con un servizio praticamente informativo sui conti e sui movimenti e poi? Siamo partiti con un servizio informativo che consente di visualizzare saldi, movimenti e fare delle ricerche storiche e poi ovviamente ci saranno le dispositive, ci sarà certamente il bonifico, quindi il trasferimento di denaro e poi i clienti ci diranno che cosa vogliono. Un orizzonte temporale per i servizi dispositivi? Qualche settimana.